Una delle caratteristiche principali di Bologna è sicuramente la presenza di tantissime torri all'interno del centro storico. Sono tantissime, ma le due principali più conosciute sono la Torre della Garisenda e la Torre degli Asinelli. La cosa che le unisce è sicuramente il fatto che entrambe sono pendenti, cadono da un lato. Oggi non vi voglio parlare di queste torri, ma vi parlo di un'altra torre, che è la seconda più alta della città. È la Torre del Duomo di San Pietro. Questa torre, dentro di sé, nel vero senso la parola, nasconde un segreto. Infatti questa non è una torre unica, ma sono due torri costruite una dentro l'altra a distanza di 300 anni, veramente particolare. Potrei anche concludere qua la pillola di oggi, ma una pillola nasconde l'altra. Infatti all'interno della torre vi è un'altra cosa molto molto particolare. La torre all'interno ha una campana che tutti i bolognesi chiamano affettuosamente la nonna. Questa è la campana suonabile con rotazione della stessa ed in modo cadenzato più grande al mondo. Questa tecnica, infatti, è chiamata alla bolognese, un po' come gli spaghetti alla bolognese che troviamo quando andiamo all'estero, con la differenza che gli spaghetti alla bolognese in Italia non esistono, mentre questa tecnica esiste sia in Italia che in tutto il mondo.